Il circolo canottieri Promonopoli sul Gersud compie 113 anni. Per festeggiare il compleanno è stata organizzata una grande festa che ha ripercorso la storia, i successi passati, presenti e futuri della società, in fermento per la possibile partecipazione alle Olimpiadi del canottiere monopolitano Emanuele Fiume e per i grandi risultati ottenuti anche in questi giorni in competizioni nazionali ed internazionali. Tra danze, letture, poesie, fotografie ed un documentario sulla Promonopoli, il circolo continua a preparare i suoi atleti per le gare in tutte le acque del mondo, infondendo i sani valori di questo sport, ovvero dedizione, rispetto, amore verso il mare e lavoro di squadra. Da Promonopoli è Monopoli, rappresenta Monopoli, ci sentiamo parte di Monopoli. Non è un caso che tutti i nostri atleti sono monopolitani doc, e quindi per noi aver traguardato i 113 anni con una verve, con un entusiasmo e con una ricchezza di risultati sempre più incalzanti è motivo di grande soddisfazione, specie per me che ho l'onore e il piacere di guidare questa navicella da combattimento. Il futuro del canottaggio lo vedremo, diciamo, dopo la disputa delle prossime Olimpiadi, perché noi sappiamo che quella è la vetrina più importante per la nostra disciplina e anche se abbiamo fatto bene in questi primi 3 anni, sappiamo bene che quello è l'appuntamento di maggiore osservazione e dove noi abbiamo la massima visibilità. Quindi se faremo bene in quell'occasione possiamo dire di aver lavorato bene per tutto il quadriennio. Non ci dobbiamo mai stancare di fare proseliti verso i giovani. Il canottaggio è uno sport dove bisogna farlo assaporare per farlo vivere nella sua essenza e quindi incoraggio le società pugliesi e non solo di ulteriormente prodigarsi per avvicinare i giovani al nostro sport. La Puglia per le Olimpiadi si sta muovendo con l'ultimo risultato che ha ottenuto la Promonopoli. Promonopoli oggi festeggia i 110 con Emanuele Fiume. Oggi festeggia i 110 anni, io direi 110 lode, perché veramente le ha conquistate tutte, ha preso titoli italiani, ha preso titoli di campionati del mondo. Ultimamente mi ha dato la notizia l'allenatore della Promonopoli, Daniele Barone, che oggi a Trieste, la rappresentativa regionale della Puglia, dove erano presenti su 8 ben 6 atleti del ciclo canottieri Promonopoli, hanno vinto il titolo. Quindi sono campioni del Trofeo CONI, che è una mini Olimpiadi che il CONI ha voluto istituire dall'anno scorso.